Eccoci qua, cari risparmiatori, novità importanti. Siamo a martedì 24 di agosto 2021. Allora, in aggiornamento alle notizie che abbiamo pubblicato questa mattina tra i primi, sulla richiesta di appello della sentenza del crack Banca Popolare di Vicenza da parte dell'ex presidente Gianni Zonin, siamo a dare delle novità e degli aggiornamenti importanti arrivati proprio in queste ore. Siamo a mezzogiorno, quindi. Allora, in data odierna sono stati notificati gli atti di appello nei confronti della sentenza di primo grado processo penale Zonin. Nello specifico hanno proposto appello Giovanni Zonin, Andrea Piazzetta, Paolo Marin e Emanuele Giustini contro la condanna che è stata loro inflitta. Hanno proposto poi appello anche Banca Popolare di Vicenza in LCA contro il capo della sentenza che li condanna al pagamento della sanzione pecuniaria. Non solo, è stato proposto appello anche dalla Procura della Repubblica di Vicenza, che ha impugnato l'assoluzione per Giuseppe Zigliotto e Massimiliano Pellegrini. Bene, quindi come vedete nel processo del crack dell'ex Banca Popolare di Vicenza ci sono sempre, ci sono ancora delle novità, ulteriori novità. Noi ci aspettavamo, bisogna essere sinceri, non viviamo nel mondo dei balocchi e delle fate, ci aspettavamo l'impugnazione da parte dei condannati, soprattutto da parte dell'ex presidente, insomma, ci aspettavamo l'impugnazione in appello. Questa impugnazione appunto c'è stata, come avete letto, la notizia abbiamo appena dato, stiamo andando tutti quanti. C'è, è vero, il rischio della prescrizione con il nuovo processo d'appello, perché i tempi si stanno allungando tantissimo, però è anche vero che così come gli imputati si sono sempre dichiarati innocenti, così come è risaputo che la prescrizione non è un atto di liberatorio, di assoluzione, è solo un atto liberatorio dal processo, ma non di assoluzione dalla vicenda. Noi siamo convinti, siccome possono farlo, che i signori che hanno proposto appello contro la sentenza di condanna, essendosi appunto loro sempre pronunciati innocenti, rinunceranno. Noi siamo convinti che per coerenza rinunceranno alla prescrizione. Perché la prescrizione è solamente un atto liberatorio, non dà innocenza, non pulisce la vicenda e la coscienza di nessuno. Posto questo, siamo anche molto positivi del fatto che anche la Procura si sia mossa per proporre appello per quello che ritiene necessario. Noi seguiamo la vicenda in prima persona, come avete saputo, come sapete e come avete visto. Abbiamo portato in processo penale più di 1.000, oltre 1.000 e qualcosa parti civili. Ne porteremo e seguiremo anche l'appello. Vi spiegheremo in che modo e in che termini nei prossimi giorni, perché adesso cominceremo una serie di riunioni anche con gli avvocati professionisti che ci seguono. Quindi continuate a seguirci, continuate a starci dietro, continuate a seguire il nostro canale YouTube Noi che credevamo, continuate a seguire la nostra pagina Facebook Noi che credevamo, continuate a iscrivervi al nostro canale Telegram Noi che credevamo News per avere novità su questa situazione e su come seguiremo l'appello e come poter appunto essere parte attiva anche in questa situazione. Ripeto, faremo delle riunioni a breve con i professionisti e poi aggiorneremo tutti di nuovo tramite dei video e se riusciremo a fare anche delle riunioni, delle assemblee come facciamo di solito. Però non dipende da noi visto il periodo Covid. Continuate a seguirci, continuate a mettere like alla pagina, continuate a condividere questi video. Come vedete, noi non molliamo mai, non molleremo neanche all'appello. Grazie mille a tutti e buona giornata.